per tutto il giorno. Buon inizio settimana per voi, buon martedì 15 gennaio. Allora, ho appena accompagnato la Lucia al nido, è stata tranquillissima. Ieri abbiamo avuto la festa di compleanno e anche lì è stata molto brava, si è divertita tantissimo e ha corso a destra e a manca qualche bimbi più grandi, una in particolare sui 5 anni, su per giù, e le ha fatto a Lucia tipo, cioè, stalking. Lucia non si poteva allontanare più di tot che sta bambina si avvicinava a Lucia, la prendeva affettuosa, no? La abbracciava, baciava, cioè all'inizio mi faceva solo piacere, dico, guardate che carina, seconda, terza, quarta, ragazzi, vi giuro, io poi non sono intollerante, nonostante vi abbia spiegato i miei problemi, difficoltà, diciamo, all'inizio del video. Sì, del video, all'inizio della nascita di Lucia vi ho spiegato nel video allattamento che ho avuto diverse problematiche, approcci mentali sbagliati proprio per via dell'allattamento, ma accantonato quel capitolo, io non sono affatto una madre guai a chi me la tocca, guai se si sporca, guai, cioè, per me più libera e felice è, meglio verrà su. Quindi perché questa si abbracciava, si baciava, pensavo a tutti i vari, diciamo, questa le attacca qualche malattia, qualcosa, perché tutti questi bambini stanno tutti male e lì basta niente, vabbè, però l'ho portata a una ludoteca, a una festa, cioè già l'avevo messo in conto anche questo. Sta bambina a un certo punto però secondo me è stata troppo, e poi vabbè, ho preso in braccio Lucia, l'ho un po' allontanata spiegandomi, dico, guarda, lei è piccola e stanca, proprio sul finire della serata l'ho portata via. Quello che mi dico, ma se fosse avvicinato un adulto? Allora, ho capito che è una ludoteca, ho capito che c'erano bambini urlanti dappertutto, ma da lontano osserva, no? Se vedi comunque in difficoltà una mamma perché c'ha una bambina piccola come Lucia e vedi che tua figlia è comunque troppo insistente, non è un'opinione, intervieni? No, io mi sono sentita un po', dico, vabbè, questi qua niente, mi sta venendo una febbre perché stanotte, ieri e stanotte, botta di stress e io non c'è niente da fare, mi vengono le bolle sul labbro, cioè l'herpes. Perché? Allora, ieri ero felicissima, ero riuscita a organizzare tutto per, e nel pomeriggio saremmo andati a sta festa io, Gabriele e Lucia. Gabriele si sente male. Che succede lì? La mia parte sbagliata, diciamo, il mio difetto grande. Mamma mia, questo si sente, questo è proprio quello che ho pensato. Si sente male, non riusciamo mai a fare cose tutto insieme. Cioè, il mio primo approccio mentale non è stato di, ma che c'ha, come sta? Ero arrabbiata perché non c'era con me Lucia, non ci sarebbe stato con me Lucia. Vabbè, si è diventata questa rabbia che a me viene perché io prima di far saltare un appuntamento, altro che male, cioè, dice, guarda, ti stanno amputando una gamba, cioè magari all'appuntamento non vengo. Io sono fatta così e non so, boh, vabbè. Allora, accantonata questa problematica, ho cominciato a pensare, Gabriele, ma come mai ha ciclicamente sti problemi allo stomaco, alla pancia, all'intestino? Io poi non so la differenza, comunque. Si sentiva un peso, si sentiva pungere e vabbè. Ma anche stamattina, cioè non finisce sta cosa. Tra l'altro mi devo prendere la promemoria che chiamo la dottoressa, così domani ci va. E ho cominciato a preoccuparmi. Infatti ieri ne parlavo con la mamma di un amico di Lucia, che ero preoccupata perché comunque nella famiglia di Gabri, da parte maschile, insomma, ci sono state diverse problematiche con l'intestino, stomaco, no, forse il colon. Vabbè, ragazzi, lì dentro la pancia c'è un mondo. Io mi ricordo nel libro di
scienze elementari, forse, che se uno dipanasse tutto il groviglio che abbiamo dentro ricopriremmo una persona singola un campo da tennis. Quindi insomma lì in mezzo c'è qualche problematica nei maschietti della famiglia di Gabriele, quindi mi sono cominciato a venire problemi, forte stress. Bene, ma comunque facciamo una festa bella, divertente, tutto quanto. Ritorniamo a casa, Gabriele ancora stava male, e gestisci, da mangiare Lucia, mangia te, in modo di dire, perché e, insomma, poi Lucia comunque poi si addormenta alle 9:30. Stanotte alle 2 ho avuto, cioè si è svegliata piangente, urlante. Le do il latte, che poi alle 2, però non era voglia di latte, era io che gli ho dato il latte perché avevo pronto il latte, ma quella era sete, perché alla festa si è mangiata formaggio, salame, formaggio, salame, pizzette, di tutto. Infatti io arrivata a casa dico, questa non mangia, invece ha mangiato pure tanto a cena. Vabbè, era sete, comunque le do il latte. Poi provo a riportarla a lettino, non voleva stare a lettino. Insomma, fatto sta che è finita, che io sono stata per 10 minuti, io penso, se lo dico, vabbè, tanto ormai lo dico, nel lettino di Lucia, cioè sono entrata perché dico almeno si calmerà, era troppo agitata, un braccio non ci voleva stare, voleva per forza tornare al lettone, non volevo portarla al lettone, come metto nel lettino? Metto nel lettino, 10 minuti, capirei, comodissima per me. Però si era addormentata, era calmata. Provo ad andare via, apre gli occhi, alza le braccia, mi prendimi in braccio. Vabbè, la porto nel lettone. Mi sono riaddormentata alle 3:30 e mi sono alzata alle 6. Insomma, una nottata. E ora comunque stamattina l'ho svegliata e l'ho portata al nido. Già c'erano 3 bambini, il festeggiato di ieri, l'amichetto suo preferito e lei. Infatti Carinella, l'educatrice che fa l'apertura, dice, Maria, perché non sempre... Ma com'è? Io devo andare di là. Un incubo, ragazzi, un incubo. Meno male che, guardate, il fatto di riprendermi, secondo me, a parte io da scam, vabbè. E l'ho accompagnata perché altrimenti mi avrebbe tirato proprio troppo e io poi sarei stata nervosa. Invece ho pensato che anche educativamente è giusto, perché lei deve capire che c'è una routine, quindi se tu ti svegli poi comunque ti alzi sempre alla stessa ora. E io provo ad andare in palestra anche se appunto sono stanca. Infatti come bibita mi sono portata il tè, ho fatto il tè quello lì, il Pleasure Collection della Lipton, mi sono fatta il muffin ai lamponi, così mi bevo il tè, magari mi ricarica mentre mi alleno. Devo trovare qualcosa per darmi la carica prima degli esercizi, prima del workout. Se avete consigli, ovviamente datemeli. Poi ritorno a casa, se Dio vuole, la vorrei sistemare un attimino e mi metto al computer. Mi metto al computer e magari edito anche questo video per domani. E poi lavoro al mio progetto, finalmente. Lavoro al mio progetto, anche perché, allora, ho intenzione di uno dei propositi che poi vedrete nel 2019, lo vedrete, mi sembra, o il 18 o il 19 gennaio, l'ho caricato, e anche avere questa presenza online e portare avanti questo mio progetto. Ma comunque prima del prodotto in sé sarò presente anche in altro modo online e cercherò di farlo questo a breve. Comunque ora vi saluto e vado in palestra e ci vediamo alla fine palestra. Eccoci qua, sono le 11:20. Mi sono messa invece della vestaglia questo maglione di Gabriele pesantissimo che lui non mette mai, quindi ora me ne sono impossessata. Devo ancora comunicargli la mia decisione, ma non credo che obietterà perché veramente non lo mette mai.
Sono arrivata a casa e ho ordinato, non ho pulito, ma ho ordinato perché c'era veramente il caos. Mamma mia, poi comunque prima di andare al lavoro mi sistemo. Mi sono allenata molto molto bene. Ho faticato, ho caricato, un po' ho fatto mezz'ora di LIS, cioè ho fatto il tapis roulant, pendenza 8, velocità 5, quindi soddisfatta. Ora mi metto un'ora al computer e poi pranziamo, poi ce ne andiamo al lavoro. Ma chiudo questo vlog e lo carico subito per domani mattina. Baci!